se si può chiamare ancora a leggere questo tipo di poesie, occorre un programma che apra l'ebook. L'ebook è un oggetto che quando è apparso si diceva che avrebbe cancellato dalla faccia della terra il libro cartaceo, alcuni ricorderanno molti interventi di opinionisti, uno dei più interessanti, come spesso capitava, fu quello di Umberto Eco, che disse che in realtà l'ebook si sarebbe aggiunto al libro cartaceo e sarebbe stato soltanto un altro formato con cui leggere delle opere. Questo nel momento in cui l'ebook trasferisce sul dispositivo elettronico qualcosa pensato per la carta. Nel caso delle poesie elettroniche di Fabrizio Venerandi abbiamo a che fare, penso di poterlo affermare con certa sicurezza, con il primo ebook autentico di poesie che si sia stato in Italia, nel senso che sono stati creati esperimenti, singole poesie elettroniche, due o tre dallo stesso autore, magari in uno stesso spazio, che poteva essere un blog, un sito, un canale YouTube, però non avevamo mai avuto prima d'ora un'opera pensata per essere fruita attraverso degli strumenti elettronici e che rispondesse alle caratteristiche di questi medium, di questi media. E quindi queste poesie elettroniche, per essere veramente elettroniche, oltre al linguaggio verbale e al linguaggio visivo, iconico, che hanno fatto la storia della poesia per millenni e nel Novecento sono esplose dai calligramma di Apollinaire fino ai cronogrammi di Balestrini e oltre, queste poesie elettroniche di Venerandi avevano bisogno di un terzo linguaggio, di un ulteriore linguaggio per essere create, e cioè il linguaggio propriamente della programmazione informatica, e quindi l'HTML5. Dopodiché io mi fermo, perché le conoscenze per poter parlare con le cognizioni di causa di questo tipo di opera non le ho, ma le ha per fortuna Fabrizio Venerandi. Scherzosamente, per presentarlo nel programma della Punta della Lingua, ho detto che all'inizio del Novecento ci fu il poeta Vatti di Gabriele D'Annunzio, con Fabrizio Venerandi noi abbiamo un esempio di poeta nerd. Fabrizio è un tipo ironico, quindi non se la prenderà, e tra l'altro lui non è veramente il poeta classico, anzi è uno sperimentatore di vari linguaggi, ha scritto in prosa e è stato tra i pionieri del racconto online, si andava a costituire online, magari ce ne parlerà meglio Fabrizio. Io intanto vado ad azionare il dispositivo in modo che voi possiate vedere le poesie mentre Fabrizio ve le presenta. Grazie. Sì, è che la presentazione è stata perfetta. Effettivamente questo testo è un testo che nasce in un formato che si chiama EPUB 3. EPUB 3 è un formato relativamente recente che nasce per fare, dovrebbe nascere per fare letteratura elettronica. Quindi non si tratta di ebook pensati come libri di carta e poi portati in un dispositivo che è digitale ma che non ha nessuna strumentazione tipica del digitale, ma dovrebbe essere un formato che aiuta invece la creazione di testi pensati per essere fruiti soltanto con un dispositivo digitale, e quindi utilizzando gli strumenti, in questo caso retorici, tipici del dispositivo digitale che si va a scrivere. In questo caso, perché ho scritto questo ebook? E la risposta più semplice, non c'è una risposta unica, sono state una serie di cose che mi hanno fatto scrivere questo ebook. Il primo motivo è il rendermi conto che potevo farlo.
e o nella posizione di poter fare un'opera che mettesse, che fosse una sorta di crocevia tecnologico per mostrare, ecco, una delle cose che sicuramente mi ha mosso a fare questo è mostrare cosa si può già fare oggi in materia di letteratura elettronica, non più dal punto di vista sperimentale, ma dal punto di vista di un oggetto libro che può essere venduto su un normale store online. Quindi quello che mi interessava fare era un prodotto commerciale di poesia elettronica. Quindi togliere dall'ambito accademico la letteratura e l'elettronica per darla, tra virgolette, in pasto ai lettori, cioè renderlo un oggetto elettronico. Il secondo motivo invece era più personale. Mi trovavo in un momento non felicissimo della mia vita per diversi motivi, scrivevo delle cose che nel momento che le scrivevo non le volevo rileggere. E dovevo trovare un modo espressivo per comunicare qualcosa, ma che questa comunicazione fosse offuscata, fosse nascosta. Il lettore aveva bisogno di fare qualcosa in più per leggere quello che stavo scrivendo. Avevo bisogno, necessitavo proprio io, da parte del lettore, di un'interazione in più rispetto a quella degli occhi. E quindi mi è venuto quasi naturale iniziare a utilizzare quello che il dispositivo digitale. In questo modo io posso andare come un voyeur a vedere quello che poeta mi vuole dire, ma non del tutto, ma non posso mai avere una visione completa della poesia che ho sotto gli occhi. La poesia non è mai nuda davanti agli occhi di colui che legge. Il lettore deve in qualche modo, non può fare il verso, non può tornare indietro per rileggere ciò che è stato scritto, se non ricancellando quello che ha detto dopo. È una modalità che richiede uno sforzo maggiore di quello che legge. Devi memorizzare la parte che hai letto perché poi dopo non potrai più leggerla. Dovrai quindi ricostruire immediatamente a posteriori quello che nell'immediato non puoi vedere completamente. Anche le cancellazioni sono fatte, ogni poesia prevede delle cancellazioni diverse, in alcuni casi le parole che emergono, visibili, hanno un loro significato, in alcune parti le parti cancellate sono molto grandi, quindi è relativamente facile scoprire questa poesia, in altre invece le parti nascoste sono ogni singolo lemma, in modo che sia difficilissime, più dolorose, quello che davvero non volevo che siano lette, sono frammentate in maniera tale da rendere difficile una lettura complessiva dell'opera. Ogni sezione è composta da 10 poesie. Beh, avanti, grazie. Le poesie cangianti invece, anche la seconda sezione è composta da 10 poesie, e anche questa terza sezione è composta da 10 poesie. Le poesie cangianti sono poesie che in realtà sono vi mostrerò adesso, sono divise in 3 sottogruppi, sono poesie che cambiano. Aprendo una poesia, il poeta in questo caso non era sicuro della variante da mettere, non era sicuro della parola, era indeciso su quello che voleva dire e non dire, e quindi la poesia tiene conto di questa insicurezza. La poesia è sempre la stessa, ma alcuni lemmi non sono stati, cambiano nel corso del tempo. La prima sezione è questa, cioè all'interno di queste 10, alcune appunto hanno delle parole instabili che variano, mentre altre, come la variante, sono, vengono chiamate le poesie slot machine, sono poesie le quali non hanno una stabilità finché piano piano rallentano e riescono loro ad avere una forma ferma. Nel momento che la forma è ferma io posso tornare, posso leggere, oppure, speriamo che si ferma, nel momento che si ferma del tutto, nel momento che la poesia trova una sua stabilità, cliccando che se le tocchi, ma poi come se tirassi la leva, la poesia torna a mescolare i suoi versi per ritrovare una seconda proposizione. In alcuni casi i cambiamenti dei versi sono tali da modificare anche sensibilmente la speranza, diciamo così, che era insita nella poesia scritta.
Le ultime invece, l'8, la 9 e la 10, sono leggermente differenti, sono delle iperquartine. Sono delle quartine, ma ogni verso in realtà ha una profondità di altri 7 versi che vengono combinati per creare una quartina che non è mai uguale. E la cosa che pare è sempre la stessa, il tema è univoco, ma la poesia non trova mai una sua stabilità, non sa di tutti i versi che ha, quali sono quelli giusti da mettere. E quindi di volta in volta ne toglie uno, ne mette l'altro, creando delle quartine, chiamate iperquartine, che variano in continuazione. Le poesie toccanti sono all'interno del book quelle che vanno a toccare quello che può essere il discorso della poesia grafica, poesia in movimento. In questo caso abbiamo una poesia in cui solo il primo verso viene mostrato, ma viene mostrato spezzato. Ogni lemma del singolo del primo verso è distrutto, ruota intorno al titolo della poesia, anche questa sezione ha 10 poesie individuate dal numero. E sono poesie toccanti. Toccando il singolo lemma, io ottengo un filo del lemma. Il filo del lemma è una parola del verso, anche se in realtà non ci sono versi, lo dico per semplificare, del verso successivo, logicamente collegati fra loro, ma non collegati con la parola a cui viene ancorata la parola che arriva. Questo crea, man mano che si continua a cliccare sulle parole del testo, una sorta di cosmo di termini che hanno tra di loro una relazione, perché originariamente la relazione c'è, ma è lo stesso tocco del lettore che frantuma questa relazione semantica creando qualcosa che è arriva agli occhi del lettore non più per il significato, ma per i significati che il lettore stesso vede nelle parole che si scontrano. Si potrà per molto. Bisogna essere anche bravi. Cioè, poi la cosa del videogioco deve anche riuscire a beccare questi lemmi che sono nuovi. Siamo qua questa sera a pensare cosa succederà nel domani. Siamo qua. Questa toccando poi invece il titolo della poesia, le parole di uno scambiato, anche questa sezione ne ha 10. Questa è l'ultima sezione di questo ebook. Questa è l'ultima sezione, dopodiché c'è una pendice. La pendice è una poesia che in realtà aveva scritto, una poesia più città in realtà è un po' diversa dalle altre, è un Hyper Poetry, che è nata in realtà perché una volta su Facebook avevo visto Francesca Genti, una poetessa milanese, che diceva che non amava nelle poesie delle glosse di spiegazione. Anche avevo scritto una poesia in cui c'è un solo verso, che è il primo verso, e il primo verso ha una nota. Andando a leggere la nota ci sono delle altre note, e cliccando sulle note si passa ai versi successivi. E quindi tendenzialmente si crea una poesia che è formata soltanto da note alla poesia stessa, e quelle poi collassano creando una poesia che non ha fine. E infatti questo ebook non ha un'ultima pagina, non è possibile finire di leggerlo, perché quest'ultima poesia, essendo un hypertext poetry, fa in loop, si creano diversi loop dai quali non è possibile uscire se non chiudendo il book. Ok.
bar, sfogliando. Questo l'ho mostrato velocemente, diciamo qui per spiegarvi anche quali sono, diciamo, i significati. Vi dico ancora due cose al volo. Come è stato fatto? È stato fatto con un formato, vi dicevo all'istituto, con un formato aperto, che si chiama iPad 3. È un formato che è basato su HTML5, JavaScript e CSS. È un formato non scelto da me, è stabilito da Alex IDPF, adesso W3C, ed è un formato standard. È un formato al quale io non ho messo DRM di protezione, perché la mia idea è che chi legge questo ebook possa aprirlo, cancellare i miei versi, scrivere i propri e sfruttare i software che ho scritto in JavaScript perché funzioni non più con i miei versi, ma con i versi che scrive un'altra persona. Questo tipo di lavoro l'ho fatto anche in alcune scuole e quindi abbiamo aperto questi ebook, abbiamo cancellato i miei testi, gli studenti hanno scritto dei loro testi, essendo che io ho avuto la cortesia fatta apposta di lasciare le pagine HTML solo il testo e il codice fuori, in modo che lavorasse su qualunque testo fosse sulle pagine. Effettivamente è un ebook, infatti neanche detto nella prefazione, che dichiaratamente si offre all'architetto, no? Si offre ad essere aperto, sprotetto, cambiato. Perché penso che in Italia, diciamo, è stato un po' un invito, in Italia la letteratura elettronica sia decisamente indietro, sia bloccata, sia anche dal punto di vista critico c'è una grossa difficoltà per chi fa critica letteraria a maneggiare quello che è l'oggetto di letteratura elettronica. E quindi la mia intenzione era quella invece di creare un prodotto che rompesse un po' il muro, che fosse un primo esempio di quello che si può fare con la letteratura elettronica.